Ragazzi, ben trovati su Food18 Italia. Allora, come vedete, ho appena 62 oggetti in lista di trasferimenti e penso che non accadeva forse da 2 o 3 mesi circa. Come vi ho mostrato su Instagram ieri e anche oggi, stanno andando via tutte le carte che erano rimaste in club o in lista di trasferimenti degli investimenti passati. Perché grazie alla sfida di OneMata che è uscita ieri sera, che fra l'altro secondo me è molto interessante come carta, se non fosse per il piede debole che ha 3 stelle, sono alzati i prezzi notevolmente di tanti 83 e tanti 84. Come possiamo vedere, giocatori facilmente ibridabili come tedeschi, brasiliani, portoghesi, difensori, centrocampisti, eccetera, eccetera, si sono alzati di prezzo. Allo stesso modo anche tutti gli IF. Si stanno alzando di prezzo. Gli IF del Team of the Week attuale hanno raggiunto prezzi pazzi, perché se consideriamo un overall, non so, 77 costa 18, 18 e mezzo. Anderson Lopez ieri ne costava 18, adesso ne costa sì 17, per cui come vedete i prezzi sono alzati notevolmente. Per cui è interessante in previsione del prossimo Team of the Week che uscirà questa sera alle 19 nei pacchetti. Ricordatevi che fra stasera e domani farò un post su Instagram per dirvi su quali giocatori andare a puntare domani durante gli spacchettamenti della Weekend League e di Division Rivals. Andremo solo a prendere giocatori IF in prossimità dello scarto, poi vi parlerò con precisione chi e a quanto. Una cosa che in molti, come vedete qua intanto altre vendite, mi sto liberando di tutto, in molti mi avete chiesto se uscirà un Team of the Week garantito, se uscirà l'Icon Baby garantito. Io non lo so, lo spero in quanto significa avere un weekend e una settimana interessante. Potrebbe anche non esserci, però qualcosa devono fare perché il Food Birthday ci saranno un sacco di spacchettamenti dovuti all'SBC, dovuti alle nuove carte che saranno immesse nei pacchetti, eccetera, eccetera. Per cui attualmente non è sicuramente il momento di comprare giocatori con overall 83-84, perché appunto a causa della sfida di Wammata si sono notevolmente alzati, tranne ovviamente questi scarsoni qua. Se proprio volete prendere qualcosa, fate voi, ma magari conviene aspettare giovedì durante gli spacchettamenti della Weekend League. Oltretutto, domani escono gli incontri principali. Vi ho accennato ieri che vi avrei parlato oggi degli incontri principali e così farò. C'è un però. Il però qual è? È che questa settimana ci sono le partite della nazionale. Vediamo un po'. Nazionale. Partite. Qualificazione Euro 2020. Togliamo nazionale, adesso sembra che voglio vedere solo l'Italia. Eccoci qua, queste sono le partite che abbiamo questa settimana. Togliendo le partite che ci sono domani, mi concentrerei più su quelle da venerdì a settimana prossima. Come vedete, le partite non sono affatto molto interessanti, anzi, cioè non sono affatto interessanti, ecco. L'unica partita interessante è Olanda-Germania. Sia perché ha una questione di rivalità assurda, e sia perché appunto è una partita veramente tosta nel girone di qualificazione. Per cui l'unica cosa che possiamo andare a fare è andare a verificare il prezzo e la convenienza delle carte provenienti da Olanda e Germania. Andiamo subito a vedere nazionalità popolari Germany. Mettiamo un prezzo tra 0 e 5. E andiamo a vedere in ordine di overall, ci siamo già, perfetto. Allora, chiaramente andrei a escludere tutte queste carte là perché costano tanto. Possiamo andare a prendere un paio di Kruse che costa 800, Demirbay 750, e allo stesso modo potremo prendere Bender, anzi interessante perché è un difensore centrale. Ricordatevi che dobbiamo solo acquistare giocatori in prossimità del prezzo di scarto. Allora, io sinceramente questa settimana non mi aspetto un rialzo di prezzi di queste carte e vi spiego perché. Supponiamo che ci sia nella sfida, appunto, Olanda-Germania e tra i requisiti ci siano almeno 2 giocatori da Olanda o Germania. Cioè, guardate quanti ce ne sono di giocatori della Germania o
quanti ce ne sono da scegliere, e la stessa cosa con la nazionalità olandese. Al contrario, nel momento in cui viene richiesta, come accade solitamente, due giocatori di una squadra, in una squadra di giocatori ce ne sono massimo una ventina, per cui se volete fare questo investimento potete farlo, ma sappiate che secondo me non ci sarà un rialzo di prezzo, se non, cioè, non ci sarà affatto, per cui valutate voi, sono prezzi di scarto, per cui non c'è rischio, ma personalmente non li farò perché appunto non ne vedo l'utilità, non ne vedo margine di profitto, per cui semplicemente... Qualora vogliate fare qualcosa, può essere questa Olanda-Germania. Anche qui concentratevi solo sui giocatori e prezzi di scarto. Come vedete qua ce ne sono un po' di meno, ma nel momento in cui devo scegliere fra una o l'altra, vado a scegliere quelli della Germania e risolvo il problema. Per quanto riguarda l'acquisto di Giroud di ieri, come abbiamo visto, si è già alzato di prezzo perché lo abbiamo acquistato sotto i 16K e attualmente si trova a 18-18,5. Io ne ho, oltre alla lista piena, ho anche la lista obiettivi con una decina, una quindicina di carte di Giroud pagate 15, 750 o 16K. A partire dalle 13 di oggi non è più nei pacchetti, quindi fra oggi e domani subirà, secondo me, il picco massimo di prezzo a cui noi dovremo approfittare anticipando il Footbird Day, perché con l'arrivo del Footbird Day potrebbe esserci un rialzo di prezzi, ecco. Volevo farvi vedere una cosa, ecco qua, no, durante i toti, market crash, foot 18 Italia. Allora, ho fatto un articolo, eccolo qua, proprio un paio di giorni fa, in cui parlavo del crash di mercato durante il Food Birthday. Ho fatto un'analisi su cos'è il crash di mercato, da spiegarlo per chi chiaramente non ha, perché avviene il crollo, quando avviene il crash di mercato, quando è il momento migliore per vendere la propria squadra e soprattutto quando è il momento migliore per comprare la squadra definitiva e per acquistare le carte speciali del Footbird Day. Vi metto il link in descrizione dell'articolo che ho scritto in modo tale che possiate leggerlo. E per adesso è tutto. Vi invito a seguirmi sul profilo Instagram foodtrading18italia. Se avete dubbi o domande potete commentare qui sotto ai post o direttamente qui in video. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete già fatto e mettere un like al video. E ci aggiorniamo questa sera, fra questa sera e domani mattina per il Team of the Week nuovo e i giocatori su cui andare a puntare. Ciao ragazzi, buona serata.